Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, siamo quasi a 160.000. Benvenuti in questo nuovo video! Come state? Cosa fa? Facciamo la 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 la. No, oggi non canta, ragazzi. Doveva essere la nostra nuova intro, però non lo vuole fare. No, doveva essere la la la. Niente, braccio di papà, va bene, amore. Vuoi dirgli cosa facciamo quest'oggi? Niente, sono è un terremoto. Sono con la gonnellina è in modalità scuola. L'abbiamo detto insieme. Wow, non è che se lo facciamo apposta. Quindi forse, cosa dovrebbe fare? Forse qualcuno andrà a scuola per la prima volta oggi. Faremo il primo test di come potrebbe essere il primo giorno di scuola di Aurora, ovvero dalla preparazione. Quindi prima volta senza di noi. Cioè noi ci prendiamo prima una volta pausa. Senza di noi ci facciamo una pausa. No. I genitori accompagnano i propri figli il primo giorno di scuola. Facciamo l'inserimento. Facciamo quindi l'inserimento creato da noi per vedere come sarà un giorno, anche se è un po' piccolina, ci sono già bambini che vanno all'asilo. Quindi soprattutto ci sarà una maestra speciale con noi. Esatto, che vi mostreremo fra poco. E c'è Bau dietro. C'è Bau dietro, che Bau è già in modalità scuola. Quindi lui è sempre a scuola. Quindi direi di iniziare a preparare lo zainetto di Aurora, perché abbiamo uno zainetto davvero davvero bellissimo che ora vi mostriamo. Sì, amore, sei in... Mettiamo le cose insieme, va bene? Ciao papà! Amore, deduco che come primo giorno di scuola vuoi andare in monopattino. Ma piove fuori, lo piove, so. Quindi mi sa niente monopattino. Comunque, mamma. Sì? Prego, mostraci lo zainetto. Andiamo a prendere lo zainetto, vieni con me, andiamo. Dai, vai a prendere lo zainetto di scuola. Andiamo a prendere lo zaino. Guarda che devi... No, andiamo... Oh. Mamma, un giorno che riguarderai questo video, ricordati che prende il papà per mano. Sì, e questo è lo zainetto forse. Wow. E questo è lo zainetto. Allora, questo è lo zainetto di scuola di Auri. Qua c'è la cerniera, c'è la zip. Che bello. Ora lo carichiamo e poi dobbiamo provare a metterglielo. No, 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 lo chiama. Ma mamma, prima lo caricherai, dopo gli metti lo zainetto. Lo mandi a scuola con lo zainetto vuoto. Le cose essenziali. Esatto. Wow. Sei contenta? Sì. Dai, voglio proprio vedere Aurora con la cartella. Aurorina? Chi c'è là? C'è già la maestra, c'è la nonna. Oh oh. No, la maestra è cattiva. Io non vado. Scappa, scappa. Ciao. No, non si va a scuola. Ciao. Ma non puoi dar lo zainetto alla maestra. Mi scusi, maestra nonna, grazie. Tieni, amore. Vieni che mettiamo. Guarda, vieni, 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 vieni che prepariamo lo zainetto. Allora, sicuramente, come prima cosa, che allora si metterà nello zainetto. È una Kinder Fit al latte. Dubbio. C'è anche questo. E anche questo che sta dando a rubo ultimamente per Aurora. Allora sta scegliendo cosa vuole ancora. No, 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 vieni qua. Adesso mettiamo le cose davvero, davvero essenziali nello zainetto. Quindi prenderei, mamma, questa lavagnetta che mostra come funziona. Dai, ognuno di noi ne ha avuto una. La pennina. Ormai siamo nel 2020, quindi non serve più Aurora. Non serve più. Mannaggia, che male che scrivi, mamma. Ma perché in realtà c'era questo in mezzo, quindi si è cancellata la mezza scritta. Vabbè, siamo nel 2020, anche i bambini all'asilo sono tecnologici. Mettiamo tutto nello zainetto e guardiamo com'è la reazione di Aurora. Camminando, non solo terrà mentre mai. Mentre cammina, no, anche secondo me non se lo terrà mai, però proviamo. Allora, direi di mettere questo, guarda. Vienina dentro. No, non vuole, ha iniziato a fare i capricci, non vuole andare a scuola, papà. No, bisogna andare a scuola. Allora. Magari mettiamo doppia merenda, la convinci meglio, sai. No. Ci sta? Sì, ci sta tutto. Ma facciamo. Ah, sei già sedendo nel banco. Facciamo una cosa. Facciamo una promessa. Sarà lo zainetto di tutti i primi giorni di scuola di Aurora. Sai, le superiori. Superiore entra che lo zainetto così mi fa. Ciao ragazzi, sono arrivata! La vedo. Ma quanto è difficile la cosa? No, vabbè, ma è carino. Farci. Dentro lo zaino, dentro la borsa. Il primo giorno all'università, Aurora, che va a un suo evento. Gli porterà fortuna nella sua carriera. Andremo
Dog zainetto. Dog bag. Allora vieni qua che mettiamo la cartella. Dai che lo mettiamo. Dai che ci mettiamo lo zainetto. No, come no? Aurora! Vieni qua, la mamma! La mamma! Aurora, dove scappi? Aurora! Aurora, ti corre dietro papà! Vieni qua! Dove scappi? Aurora, vieni qua! La mamma ce la farà! Aurora! Mannaggia, è andata sulla luce! Aurora! Vieni, prova papà. No, vieni qua, diamoci un abbraccetto. Wow. No. Aurora, no, aiuto. Vieni qua. Quindi siamo già da piccoli a fare i capricci. Vieni qua che ti prendo. Ce la fai? Ce l'hai fatta? Ce l'ho fatta! Sì, amore! No, non corri! Corri, 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 corri! Guardatela! No. Amore! Amore, con lo zainetto! No? Vediamo quanto dura, vediamo quanto dura addosso! È bellissima! È che non capisce come levarlo! No! Allora, direi che modalità zainetto per il primo giorno di scuola è fallita. Guarda che dovresti già andare all'asilo. Comunque mancano 17 giorni a Natale, ogni volta che vedo dietro me lo ricordo. Esatto, ti mandiamo a scuola il primo giorno di Natale. Il primo giorno di Natale, il primo giorno del 25, ti mandiamo a scuola. Siamo giunti a scuola, se anche la nostra cucina l'effetto sarà lo stesso. Allora sarà seduta, pronta a compilare. No, è già al contrario, Amore, è al contrario, guarda, guarda, guarda. Tieni così. Tieni così. Voi, guardatelo. No, niente, i timbrini sono più forti di lei. Comunque, primo giorno di scuola, penso che chiederanno come si chiama. Ok. Va bene, quindi sentiamo la finta maestra cosa chiederà alla sua allieva. Anche se sarà corrotto perché era nonnina, quindi secondo me avrà delle preferenze. Amore, prima interrogatorio di scuola. Come la vedi con la prima interrogazione? Mannaggia, non ho mica studiato, devo dire, oh, maestra. Dopo glielo diciamo, ma va bene? Buongiorno, Aurora. Sono la tua maestra, la tua nonnina, e oggi la nonna ti fa un'interrogazione. Oh, tata, cosa devi dirgli? Che difficoltà! Mannaggia, nonnina, mi sa che non ho mica studiato io per oggi, non sapevo, è più giù di scuola. Va bene, oggi va bene, assomigli tu tuo papà, che non studiato. È venuto fuori la pecca del papà, Comunque direi di mettere alla prova la nostra piccola tata, quindi gli faremo scrivere qualche parola che sceglierà la maestra. Come la vedi, mamma? Oh! Ah, va bene, non si arrabbi, non si arrabbi! Non si nervosisca, non si nervosisca. Mannaggia, ho perso il timbrino. Amore, guarda. Eccolo qua. Grazie. Amore. Allora, come prima parola devi scrivere Aurora. Oh, devi scrivere Aurora. Ci proviamo? Ci proviamo. Io lo hai detto anche, amore. Abbiamo la lavagnetta piccola. Papà. Ma dobbiamo scrivere con quella grande. La maestra ha detto che dobbiamo scrivere con quella grande. Dobbiamo scrivere... La vediamo dura come primo giorno di scuola se Aurora fa la maestra. Perché ha fame. Dobbiamo scrivere Aurora. Prendi la manina. Dai, proviamo. Vai, allora, con l'aiuto della mamma. Manina, guarda. Tieni duro. A. U. R. O. R. A. Ovviamente voi del video, ragazzi, lo vedete rovescio perché fa effetto specchio. Però non era proprio questo. Aurora ha fatto un triangolino. Amore, guarda il papà. Ti stai commuovendo? Non mi vedo più il giorno di scuola. Per caso sapete cosa? Amore, ma no, mam. Questa mangia tutto. Adesso al contrario, per fortuna. Sì. Ora, però, vediamo, dobbiamo disegnare qualcos'altro. Ma la maestra non deve supervisionare la scritta Aurora. Oh, guardiamo cosa dice la maestra, allora. Oh, che bello. Da qua la vedete dritta, ragazzi. Guarda che ti mangi la penna, maestra. Questa bambina ha fame. È ora di pausa pranzo. È ora di fare la merenda. Comunque, brava. Dacci un parere. Abbastanza bene, per la prima volta è stata brava. È stata brava, vero? Posso fare una domanda? Prego. Questo qua è un razzo per far esplodere la maestra. È un razzo per far esplodere la maestra.
facciamo una bombetta, amore, guarda, guarda, li mettiamo perfino le bombette, guarda. Boom, boom, boom. E la maestra esplode così. Facciamo il secondo test. Amore. Qualcuno vuole scrivere col ciuccio? Am. Questo lo tiene papà. Facciamo che gli stampini li eliminiamo. Sì, più che altro che non fanno am e vanno giù. Finiti gli stampini. Li ho mangiati. Ora, maestra, cosa vuole che scriviamo? Ora scrivi mamma e papà. Oh! Oddio. Ovviamente vai a preferenza, vuole scrivi prima papà. Allora, prima puliamo la lavagnetta, giusto? Che bravi. Pronta? Tienila dura. Però alt. Aurora, secondo me, è destra, non è mancina. Infatti, guardate, se l'è cambiata da sola. Allora, pronti? Papà veggente. Papà l'ha scritto. Poi vediamo com'è se l'ha scritto dritto. Ma? Mammolina. Ma... Vabbè, dai. Ci siamo più. Perché ha fatto la Befana sulla mamma? Perché ha fatto la Befana? Beh, e tu che cos'è questa cosa qui, scusa? È la barba che ti manca? Il primo da passare per questo video che si dice una cosa del genere. Che bello, che bene che l'hai scritto. Che bene che l'hai scritto, madonna. Amore, sembri proprio quelli che nascono proprio col talento di scrivere. Wow. Ti sei arrabbiata, è ora di ricreazione. È ora di ricreazione. Comunque non l'ha scritto malissimo, diciamo che sta facendo progressi eliminando la sulla mamma. È perché per lei non esisti, cioè esiste solo il papà. Allora la maestra ha fatto il papà, cancello anche te. Dai una ciucciatina alla penna, amore, così scrive meglio. Mannaggia. Maestra, dacci un parere. Beh, dai, sei stata bravissima ora. Ma qua abbiamo la maestra corrotta qua. Vale, qua abbiamo la maestra. Non vale. Ora diciamo che mamma e papà danno un suggerimento alla maestra. Ci possiamo permettere? Certo. Quindi faremo disegnare ad Aurora per il suo primo giorno di scuola blef. Un ottimo, facciamo, mamma li sta facendo tutto io con una manina, mannaggia, brava, collabora. È bella pulita? Direi di fare, amore, scegli una figura. Un quadrato, no? Devi fare un disegno. Bau! Bau, Aurora dovrai disegnare Bau. La vediamo dura la cosa. Guarda l'intelligenza, ha fatto il giro, di nuovo, guardala. Ok. Ma non va più dentro. Papà! Madonna, sta bambina si arrabbia già con la scuola. Dai, tieni. Vai, proviamo a disegnare Bau. Lo sta disegnando lei, eh? Sarà una di quelle bambine, allora, che si distrae a scuola e diranno: signora, è brava, ma non si applica. Vai, vai, disegna Bau, così, tieni. Grazie. Momenti di suspense. Vai, Aurora. Bau, ho disegnato Bau. Guardatelo, ci sta. È Bau con la codina lì in su, no? Proviamo a mettere Bau in questa posizione. Allora, questo è il disegno di Aurora. E questo è Bau. Che ci può anche stare. Col pipetto lì in su. Lei, un che può, c'è scuola. È arrabbiata. Cosa sta prendendo adesso? Vai, Bau. Papà, prova a fare un disegnino tu con lei. Faccio il disegnino, guarda amore. Allora, ci mettiamo qua e facciamo la mamma. Ora disegniamo la mamma, tieni qua. Tieni duro. Allora, ti insegna papà come si disegna la mamma. Allora, guardate che vi vedo, Testa, occhi, naso. Quello lungo, lungo. No, cioè, lungo, scusa. La mamma sarà molto lungo. Scusa, questo sarebbe il naso? Eh sì, quello è il tuo naso. Poi guarda, facciamo il corpo. La mamma è magra ultimamente, ma quindi facciamo a modellare. Manico di scopa! Vai, fagli i piedi. Wow, che piedone! Questo è il piedone. Ok. Poi facciamo un altro piedone di qua. Ok. E così. Le braccia, tieni amore, fai le mani. E ancora il piede perché era troppo piccolo, aveva fatto un 31 al posto di un 39. Wow! Oddio santo! Non sono davvero così brutta. Ma che piedi mi avete fatto? Abbiamo fatto bellissima. Ma che brutta. Siete cattivi tutti e due. Ciucciatina per disegnare meglio.
Ancora meglio, aspetta, manca il tocco d'arte, la firma. A. A. Ro. Ra. Ra. Allora. Tesi. Mancava un altro mezzo numero. Mannaggia, vero tata? Sei proprio cattiva con la mamma, Aurora. Direi di concludere qua questo primo esperimento. Grazie. Del primo giorno di Aurora, di scuola di Aurora. È stato, dai, date un voto al tutto, perché ci sembra davvero, davvero. Tu che voto gli dai? Io che voto gli do? Penso 5. Io 10, perché sei davvero così socievole, così sorridente a scuola il primo giorno, veramente una bambina bellissima. Sì, il problema è arrivare a scuola. Perché se si comporta così, per mettergli lo zainetto mi tocca svegliarmi alle 5 della mattina, rincorrere per tutta la casa fin quando non si ferma a bere, perché, e allora glielo metto. Forse. Come ti è sembrato a te? Pavozzo, non lo so. Amore, devi girare. Guarda, gira la penna. Non mi piace, butto via. Ragazzi, mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al canale, fatelo subito, vero piccolina? Altrimenti facciamo bocciare Aurora a scuola. Ricordatevi che i video escono un giorno sì e un giorno no alle ore, alle ore 14. La polpetta! Cotoletta! Bau! E Aurora la capretta! È tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! I want you to be happier, because I'm happy when I'm wiser and I'm older. 'Cause you make me feel like I'm alone and lonely.